Ben ritrovati in studio, andiamo a leggere le prime pagine dei quotidiani locali oggi in edicola. Come sempre iniziamo dalla Nuova del Sud che dedica l'apertura alla politica. De Luca si piega a Pittella, a giorni l'ok del governo al decreto spalmadebito per Potenza, poi i soldi della regione e la giunta del patto. Il sindaco mette alla porta la ribelle De Francesco, dopo il via libera al bilancio riequilibrato, un esecutivo con la regia di Polese e pace. Sotto l'apertura la questione relativa alla riforma delle province, i lavoratori in esubero, i sindacati all'attacco che dicono deve assumerli la regione. Rotonda, sindaco incompatibile. I legali chiedono di integrare gli atti e la Corte d'Appello prende tempo. Migranti, il sindaco di Lauria, accoglieremo 40 minorenni al massimo per 3 mesi e senza nessun costo. Nel taglio centrale la giustizia, bocciati i tribunali lucani, Potenza e Matera agli ultimi posti per l'eccessiva durata dei processi civili. La metà dei procedimenti dura oltre 3 anni e continuano a fioccare i risarcimenti. Più in basso Scanzano e Bernalde, ispezionate 14 aziende, tutte irregolari. Vi ricordo che sulla Nuova del Sud trovate le previsioni meteo a cura di Gaetano Brindisi. Maratea e Marinagri, spiagge e porto al top. Confermate anche per il 2015 le bandiere blu. La Perla c'è da 8 anni, il resort da 4. In basso c'è lo sport, kickboxing, ancora incetta di titoli italiani per la Dynamic Center. Vietato fermarsi Lega Pro, Mucciante sprona il Matera per i playoff. Sono già pronto a tornare in sella. Domenico Pozzovivo rassicura tutti dopo il brutto incidente al Giro d'Italia. E ancora ciclismo, Danilo Celano domina il trofeo Matteotti. Passiamo alla Gazzetta di Basilicata, apertura diversa, metà ponte, rogo sul Lido e nella Pineta, si indaga, stavolta potrebbe non essere racket, ma il metapontino è in allarme. I carabinieri della compagnia di Pisticci, intervenuti sul luogo, al momento propendono per l'ipotesi accidentale. La zona da tempo nel mirino della criminalità, una mano ha appiccato il fuoco a Sterpaglie Secche. E poi la fotonotizia dedicata al cardiopatico che si incatena, voglio un lavoro, l'uomo rifiuta il cibo, l'acqua e anche le medicine che assume giornalmente. Avviene nell'atrio del comune di Scanzano Jonico. Legalità, SOS Giustizia Scanzano con Libera. Udienza dal GUP, PM accusano medici e 007 assenteista con atti falsi. In basso, da Potenza, De Luca revoca l'assessore De Francesco. E ancora da Potenza il Movimento 5 Stelle rilancia 700 euro al mese di reddito minimo. Milano, Basilicata in vetrina all'Expo, acqua, cultura e tipicità. Nel taglio basso, Policoro, quei fiori per la vita, i migranti in cerca di pace, la comunità di Sant'Egidio per i morti nel Mediterraneo. Da Ruvo del Monte, zia Margherita Sacino compie oggi 100 anni, paese longevo, quest'anno già 4 centenari. E concludiamo con il quotidiano del Sud, apertura dedicata alla politica, confermato De Luca licenzia l'assessore De Francesco. Falotico approva, il governatore a Roma cerca soluzioni per il dissesto. Sempre più evidente l'abbraccio dell'ex sindaco di centrodestra con gli ex avversari. E nella sede di Viale Dante spariscono le foto di De Luca. Sant'Arsiero fa il salto, intesa con Renzi, addio alla corrente di Folino. Pittella contro la macchina del fango. Tendenza Pittella, dal vecchio partito alla nuova militanza ci sono più anime, finita l'epoca in cui qualcuno diceva il PD siamo noi. Matera 2015, adduce, non usa metafore, attacca De Ruggeri. Mi spiace averlo come avversario dopo tutto quello che gli abbiamo dato, le ragioni più di una per le quali chi è a sinistra deve votare adduce. Nella falsa apertura, pisticci, minacce a Fuina, telefonate anonime e danni all'auto. San Gerardo, tour nei quartieri, così la statua si restaura dal basso. Potenza,
Pozzo Vivo, mi sposo e torno molto presto a pedalare. Andiamo in basso da Maratea, è una sola la bandiera blu nella nostra regione, la perla del Tirreno. Scanzano, istituito il presidio della legalità, un aiuto contro usura e criminalità. Da Matera, ponteggi smontati, ma continuano i lavori all'interno della cattedrale. E ancora qualche sommario, reddito minimo, proposta di legge dei grillini lucani, è una situazione drammatica. Cinema, sul set di Maratea si inizia a girare Ustica, le impressioni del regista Renzo Martinelli. E infine il calcio, Lega Pro, si va verso il pienone per Matera Pavia, è già iniziata la prevendita. Bene, abbiamo concluso. L'informazione sulla Nuova TV torna alle 10 con il nostro TG Flash. Grazie per l'attenzione e buona giornata.